principalmente, oltre che insegnare campo, si insegnano anche i principi diciamo, di vita, quindi, e poi logicamente anche quelli che sono i concetti calcistici. Abbiamo i Pulcini 2001 e i Pulcini 2002, poi abbiamo i giovanissimi 97, i giovanissimi 98 e due allievi provinciali e allievi fascia B. Il nostro progetto, il progetto del Real Pomezia, diciamo, è semplice ma è concreto, perché come dicevamo abbiamo le squadre del settore giovanile le quali promettono molto bene, quindi gli obiettivi sono quelli di raggiungere almeno con una di queste squadre, dico una ma potrebbero essere anche due, le categorie regionali. I piccoli hanno bisogno di voglia di lavorare, bisogna trasmettere tanto, e penso che la prima cosa che non deve mancare è la passione sia per lo sport che per i ragazzi. È un ottimo gruppo, sia il mio ma un po' tutti quanti, devo dire la verità, e mettono tanto impegno, e portare avanti il nome di Pomezia, del Real Pomezia, è un orgoglio soprattutto per noi istruttori, e cerchiamo di trasmetterlo anche a loro. La cosa che ci insegna il presidente è formare prima di tutto gli uomini, prima di tutto i ragazzi, poi se qualcuno esce calciatore non ci dispiace. Sono Massimiliano Giurelli, alleno giovanissimi fascia B Real Pomezia, bambini del 98 e 99. Una squadra mista, facciamo campionato provinciale, girone C. In quest'età noi, almeno io, tutti gli esercizi sono con il pallone e si comincia a ragionare come ci si sta in campo, in 11. La nostra squadra è una squadra, siamo al quarto posto, comunque ci stiamo comportando bene, il nostro non è un obiettivo di vincere il campionato ma di preparare la squadra per il futuro, insomma, per i prossimi campionati.